Grazie di essere intervenuti così numerosi, partiamo in perfetto orario come mi dicono sia costume di questo appuntamento così prestigioso al quale partecipo per la prima volta e per il quale ringrazio la provincia di Trento che tra l'altro mi dà la possibilità anche se non è, mh, è, è poco credibile, ma è la prima volta nella mia vita che mi trovo da questa parte di un tavolo in un'aula universitaria. Devo dire che eh, la, la sensazione non è, non è spiacevole rispetto agli anni lontani in cui ero dall'altra parte. Siamo qui, io sono la Mariolina Sattanino, la corrispondente della RAI da Bruxelles e eh, con me il professor Giulio Napolitano, ordinario di istituzioni di diritto pubblico. All'Università Roma III e siamo qui a parlare di eh, crisi, eh, ruolo dello Stato, ascesa e declino dello Stato di fronte alla crisi finanziaria. Come gli Stati europei hanno reagito alla crisi, come eh, hanno dovuto eh, provvedere a piani di salvataggio e si sono poi trovati eh, con dei, dei, dei conti pubblici. Saltati, e quindi con tutta una serie di problemi successivi. Quello che abbiamo vissuto dal 2008 a oggi, che stiamo ancora vivendo, è stato definito in tanti modi anche fantasiosi: la tempesta perfetta, la terra incognita, il videogame in cui uccidi un mostro e ne sbuca un altro. In effetti. Aiuti il sistema bancario e finanziario a riprendersi e la crisi finanziaria diventa crisi economica, la crisi economica crisi del debito, la crisi del debito crisi sociale ed è quello che stiamo vivendo, anche soprattutto negli altri paesi europei come la Grecia e la Spagna, con gli indignados, una rivolta che Alain Tourain pochi giorni fa ha definito una rivolta privata, individuale, non ideologica e non sociale, quindi qualcosa. Di diverso e con il quale anche eh, gli stati devono confrontarsi. L'individuo che chiede allo stato di intervenire, di fare qualcosa, ma come? Hanno fatto quel che dovevano le nostre istituzioni? Dovevano fare altro? C'è bisogno di pensare a istituzioni nuove? La partecipazione, come in Germania, può essere una soluzione, oppure la Big Society eh, di, di Cameron? Eh, quel che certo è certo e che eh, io credo che bisogna completamente ripensare il ruolo dello Stato, il sistema di welfare. Il, mm, Partendo da bisogni reali e da chi ha realmente bisogno. Uh, vi presentavo appunto il professor Giulio Napolitano, che um, ha studiato in Germania e negli Stati Uniti, è membro del Board of Editors della European Public Law Review. E tra le pubblicazioni più recenti, Analisi economica del diritto pubblico, è possibile realizzare le infrastrutture in Italia? E qui io aggiungerei al titolo tre punti interrogativi, le autorità al tempo della crisi, regole di, e mercato nei servizi pubblici, quindi, e quindi eh, regole e mercato nei servizi pubblici e qui andrebbero aggiunti tre punti esclamativi forse. <ride> E quindi siamo in pieno nel tema e eh, ci chiederemo anche se è possibile realizzare quello che l'Europa ha definito come la sua prospettiva, cioè l'economia sociale di mercato e in che cosa consiste. Quindi regole, mercato, privatizzazione, welfare, sulle domande sono tante e eh, alcune sono destinate a rimanere tali, ma comunque sono tutte estremamente stimolanti e interrogandoci probabilmente arriveremo anche a qualche conclusione. Quindi io do la parola al professor Napolitano e poi naturalmente potremo aprire eh, la, apri, apri, cioè le domande al dibattito. Prego. Grazie molte, sono molto contento di essere qui per la prima volta al Festival dell'Economia di Trento, avevo partecipato ad esperienze analoghe in particolare al Festival del Diritto a Piacenza, eh, ma essere qui è per me è un grande piacere e anche un grande divertimento. Ho cercato di partecipare alle varie iniziative in questi giorni perché... È evidente che per un giurista la possibilità di entrare nel merito di tanti problemi attraverso la prospettiva economica è un grande arricchimento. Naturalmente, come giurista ho molti limiti: tra i vari limiti che vedrete in questo mio intervento, quello di non dare numeri e quello di non fare previsioni. Quindi, spero che di entrambi queste limitazioni mi, mi scuserete. Eh, perché è eh, importante per un giurista quello che sta avvenendo eh, oggi, quello che sta avvenendo negli ultimi anni? Perché in realtà la crisi finanziaria ha eh, finito per trasformare eh, il ruolo dello Stato o comunque per mettere una straordinaria pressione eh, sullo Stato. Eh, soltanto un anno prima dello scoppio della crisi eh, un famoso storico tedesco Reinhard scriveva eh, un libro molto importante sulla storia dello Stato moderno e in questo volume Reinhardt arrivava a questa affermazione. Lo Stato moderno, sviluppatosi nel corso di vari secoli di storia europea e diffusosi nel mondo attraverso l'espansione dell'Europa ha già cessato di esistere. Con questa affermazione molto netta, lo storico tedesco. Eh, riassumeva tutta una serie di fattori di crisi dello Stato che conosciamo bene, li abbiamo sentiti ripetere tante volte: la delegittimazione interna, l'incapacità di rispondere alle domande della società, la crisi fiscale che non consente di finanziare più tutti i bisogni della comunità, la, lo smantellamento progressivo dello stato sociale la disgregazione interna dello Stato per la moltiplicazione eh, dei corpi intermedi e delle comunità territoriali che richiedono una sempre crescente autonomia dello Stato, infine l'internazionalizzazione e la globalizzazione che dall'esterno indeboliscono l'autorità dello Stato e il dominio dell'economia dei grandi agglomerati finanziari sugli Stati nazionali. Ecco, rispetto a questo scenario di crisi dello Stato, Addirittura di già avvenuta cessazione dello Stato, lo storico tedesco si chiedeva in modo del tutto retorico, ma lo Stato ha ancora un futuro. Diceva sempre Reinhardt che in realtà in questo contesto la politica statale non è più in grado di creare alcun che né di risolvere alcun problema. Essa può solo arrabattarsi alla meglio. Ecco, questo arrabbattarsi alla meglio noi lo abbiamo dovuto sperimentare in modo abbastanza drammatico e tumultuoso a partire dal settembre 2008, perché come dicevo prima, la crisi finanziaria ha eh, creato una straordinaria pressione sullo Stato, una straordinaria pressione sullo Stato nazionale perché fosse esso a intervenire e a predisporre tutta una serie di eh, interventi di eh, salvataggio. Cosa particolarmente interessante per il giurista è che tutti questi interventi di salvataggio, eh, sui quali faremo qualche approfondimento in questa eh, occasione, hanno determinato la creazione di apposite infrastrutture giuridico-istituzionali di intervento. In altri termini, lo Stato non era pronto a controllare questo evento imprevedibile o imprevisto della crisi finanziaria e non aveva gli strumenti a disposizione per cercare di fronteggiare le conseguenze negative della crisi. Quindi di fronte alla pressione degli eventi ha appunto dovuto arrabattarsi alla meglio come diceva Reinhardt, e creare degli strumenti per rispondere alle diverse esigenze, ai diversi mostri che si manifestavano uno dopo l'altro. In questo senso lo Stato eh, ha dovuto eh, mettere in campo tre diverse forme di salvataggio. Ha dovuto preoccuparsi di salvare gli altri, di salvare gli, i vari stakeholders, di salvare i, i privati, le imprese, le banche, i cittadini. Poi si è dovuto preoccupare di salvare i suoi pari, di salvare gli altri stati che mano a mano venivano a vedere esposta la propria eh, situazione debitoria, a correre un rischio di default. E infine lo Stato ha dovuto cominciare a preoccuparsi seriamente di salvare se stesso. Quindi salvare gli altri, salvare i pari, salvare se stesso. Ora vediamo per ciascuna di queste tre operazioni di salvataggio che cosa lo Stato ha cercato di mettere in campo. Dicevo, iniziamo innanzitutto con il salvataggio degli altri, il primo problema che ha dovuto fronteggiare a partire dal settembre 2008. I primi eh, eh, privati che sono stati salvati sono state le banche e gli intermediari finanziari. Questo è accaduto in tutti i paesi occidentali, a cominciare eh, dagli Stati Uniti. E vi dicevo, la cosa più importante dal punto di vista giuridico-istituzionale è che gli Stati si sono dovuti precipitare ad approvare molto rapidamente delle leggi speciali ed eccezionali che predisponessero questi strumenti di salvataggio nei confronti del mercato. In realtà, prima di allora, quando è scoppiato il caso di Lehman Brothers, anche il governo degli Stati Uniti non sapeva come intervenire. E se prendete il diario di, di Paulson, il segretario al Tesoro americano, lui spiega molto bene questa situazione. Ci siamo visti un sabato mattina con il Presidente e dovevamo decidere che fare, ma decidere che fare in base agli strumenti normali che ha un governo di incidere sulla vita economica, sul destino economico di un'impresa. E quindi sì, in astratto poteva decidere il governo di comprare o non comprare le azioni o i titoli di una certa impresa. Come se fosse stato un normale acquirente privato, noi diremmo con gli strumenti propri del diritto privato, come se fosse un normale risparmiatore o investitore, oppure poteva esercitare i suoi poteri di moral suasion, sperando che altri investitori andassero in soccorso di quella società eh, in difficoltà però allo stesso tempo proprio il fatto che non si sapeva come intervenire spiega anche perché il governo americano non ha dovuto rendere conto a nessuno di quella decisione di non intervenire e anzi il diario di Polso insieme a tante altre testimonianze rappresentano come dire un tentativo se vogliamo anche un po' maldestro di rendere conto ex post di una scelta che così molto privatamente il governo americano aveva fatto in quel momento. Ecco, da quel momento, cioè quando ci si accorge che la scelta di intervenire o di non intervenire cambia i destini del mondo, cambia l'impatto che una scelta di governo ha sul benessere non soltanto tra l'altro dei propri cittadini, ma sul benessere dei cittadini di una larga parte del mondo, che ci si pone il problema, ma noi qui dobbiamo avere eh, delle strutture istituzionali che ci spingono a fare una scelta di un certo tipo o che ci spingono a non farla e dobbiamo spiegare ai nostri cittadini, all'opinione pubblica, quello che facciamo e perché lo facciamo. Da allora, eh, dicevo, comincia una rincorsa nei vari paesi occidentali ad adottare delle leggi che consentano di mettere eh, a riparo l'economia finanziaria, a salvare i principali intermediari finanziari. E queste leggi prevedono diversi strumenti di eh, intervento. La legge americana nel 2008 immagina come modo normale di intervenire l'acquisto dei titoli tossici che quelle banche e quegli intermediari finanziari avevano nel loro portafoglio, perché il governo degli Stati Uniti riteneva che questo era il modo più efficace di intervenire e allo stesso tempo più rispettoso del valore del mercato. Il governo degli Stati Uniti non entra nel capitale delle banche, si limita a ridare liquidità agli intermediari comprando i titoli che in quel momento avevano un valore incerto tale da penalizzare e rendere instabile l'intera gestione di quel patrimonio. I paesi europei che arrivano subito dopo, a distanza di qualche giorno o di qualche mese, cominciano anche loro ad attrezzarsi, ma non necessariamente seguono gli Stati Uniti nella scelta dello stesso strumento tecnico. Ad esempio il Regno Unito di lì a pochi giorni sceglie una seconda via, quella che chiama la proprietà pubblica temporanea. Cioè, gli inglesi dicono: no, noi invece che acquistare questi titoli tossici, del cui valore non siamo certi, e non vogliamo fare operazioni azzardate. Preferiamo tutto sommato entrare direttamente nel capitale delle banche, è vero noi siamo stati grandi protagonisti della deregolamentazione finanziaria, delle privatizzazioni, ma questo è un momento straordinario, solo l'ingresso dello Stato nel capitale dà la certezza di stabilizzare quell'intermediario finanziario. Tra l'altro solo l'ingresso nel capitale in qualche modo consente di tutelare il contribuente perché almeno una volta che quella banca sarà risanata io potrò rivendere le mie azioni e il contribuente non ci avrà perso. Altri paesi come l'Italia e la Francia scelgono ancora una terza via che è quella della sottoscrizione di titoli finanziari atipici, alcuni le chiamano obbligazioni speciali, che quegli operatori dovranno emettere a condizioni particolari, lo Stato sottoscriverà quei titoli speciali, quindi rafforzerà in quel modo la base patrimoniale, la liquidità di quegli intermediari e a sua volta pur senza entrare nella gestione di quelle imprese, senza entrare e influire nella gestione di quelle banche, potrà comunque rifarsi dell'investimento quando eh, quelle banche e quegli intermediari dovranno... Eh, ricomprare le obbligazioni sottoscritte dallo Stato. Quindi vedete in qualche misura i paesi, anche al di fuori di una formale cooperazione sovranazionale, si guardano, si osservano, si imitano e in qualche misura però imparano anche dall'esperienza altrui. Perché gli Stati Uniti quando cominciano a vedere che i paesi europei Prendono la strada o dell'ingresso nel capitale o della sottoscrizione di titoli speciali, si chiedono ma non è forse più efficace questa, questa via? E a un certo punto anche gli Stati Uniti dicono: No, ci abbiamo pensato bene. In realtà, l'acquisto dei titoli tossici è una via molto incerta, può funzionare in qualche caso. Ma è meglio entrare nel capitale da più certezza, il prezzo è più veritiero eh, e il contribuente più tutelato e quindi gli Stati Uniti siccome c'era una clausola in qualche misura di apertura in quella prima legge cominciano a optare per la seconda soluzione ora queste leggi hanno una funzione molto importante perché in realtà ci sono varie statistiche appunto vi avevo anticipato all'inizio non darò numeri su il peso che hanno avuto questi interventi eh, nei diversi Stati è un peso molto diverso. Ci sono Stati come eh, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, anche la Germania e la Francia, l'Irlanda in proporzione al proprio PIL, che sono dovuti intervenire massicciamente per aiutare banche intermediarie finanziarie. E ci sono Paesi che hanno speso molto di meno. Ad esempio è noto che l'Italia e non ha dovuto mettere in campo sostanziosi interventi di sostegno alle banche. C'è stata soltanto una limitata sottoscrizione di questi titoli finanziari speciali in un numero limitato di, di banche. Però tutte queste leggi, a prescindere dalla quantità di soldi che ci sono stati messi dentro, hanno avuto una funzione importante, cioè non hanno avuto una funzione segnaletica rispetto al mercato. Cioè le leggi sono importanti non soltanto per quello che ordinano ai diversi attori di fare, ma anche per quello che dicono ai diversi soggetti che operano nell'ordinamento. Ora perché queste leggi hanno avuto un'importante funzione segnaletica? Perché hanno rassicurato il mercato e gli hanno detto guardate non siamo più come nel settembre del 2008 quando gli stati avevano le mani nude, ora gli stati se vogliono hanno gli strumenti di intervento e in fin dei conti queste leggi sono una promessa. La promessa che se sarà necessario l'intervento di salvataggio sarà stato adottato. I creditori non saranno lasciati soli, i risparmiatori non vedranno messi a repentaglio i propri depositi. Quindi queste leggi hanno avuto una funzione di rassicurazione e in qualche misura hanno dato un contributo importante per evitare che questo panico eh, dilagasse. Naturalmente. Eh, queste eh, leggi dicevo, hanno anche creato una infrastruttura giuridico-istituzionale che deve presiedere alle scelte di salvataggio. Come si decide se intervenire o no? A quali condizioni? Possono essere i governi chiamati a rispondere per il fatto che non sono intervenuti o per come sono intervenuti? Ora questo è un problema che anche dal punto di vista della teoria democratica o del bilanciamento dell'equilibrio costituzionale è molto rilevante perché si tratta di prendere scelte difficili spesso in poche ore o in pochi giorni di fronte a un contesto di mercato che è molto incerto. Allora può una qualsiasi legge stabilire chiaramente che cosa il potere pubblico deve fare in questi casi? Ora, è chiaro che è molto difficile predeterminare ex ante quali sono le condizioni di intervento del potere pubblico. Inevitabilmente in una situazione di emergenza il governo deve avere un qualche margine di manovra. Questo accade sempre in tutte le emergenze. Accade con l'emergenza del terrorismo, è accaduto con l'emergenza finanziaria. Ma naturalmente quando si dà... Una mano così ampia di intervento al governo, è chiaro che c'è anche un problema di controllo democratico. A chi risponde il governo per queste decisioni che assume? E allora i diversi ordinamenti, a seconda della propria tradizione, della propria natura, dei propri equilibri, hanno trovato delle soluzioni differenti. Negli Stati Uniti, ad esempio, che cosa si è detto sempre in quella legge? Che il governo deve avere mano libera, il segretario al tesoro, quello che lì è il ministro dell'economia e delle finanze, deve poter prendere tutte le scelte che ritiene necessarie, pagare quei titoli tossici o quelle azioni al prezzo che egli ritiene giusto, però poi di queste scelte lui risponderà fortemente davanti al Congresso. Il Congresso istituisce un'apposita commissione parlamentare di controllo che, però non è come le commissioni parlamentari che noi conosciamo con tanti parlamentari, diciamo così, un po', un po caotici. Questo è un, un, un piccolo comitato di cinque persone, due nominati da due, due deputati, due senatori e un presidente, e questo piccolo comitato chiama in sedute segrete a riferire il segretario al tesoro e lui deve rendere conto di tutte le scelte che ha compiuto. Non c'è invece un controllo giurisdizionale forte. Addirittura Bush aveva nella proposta di legge aveva addirittura scritto che non era possibile nessuna forma di controllo giurisdizionale sulle scelte del segretario al tesoro. Poi la legge, che era stata approvata invece con l'accordo dei Democratici, al momento anche del cambio. Della, della maggioranza negli Stati Uniti dice che è possibile un limitato controllo giurisdizionale, ma tutto è fondato sulla, eh, sul controllo parlamentare. Questo negli Stati Uniti è possibile anche perché c'è una forte dialettica no, tra il potere esecutivo e il congresso, tra il presidente e i parlamentari. Ciascuno di loro ha un'autonoma legittimazione eh, democratica diretta e quindi si controllano l'uno con l'altro, possono rispondere a maggioranze diverse. E quindi come dire questo tipo di eh, bilanciamento funziona. Nei paesi europei è più difficile garantire questi equilibri o questo tipo di dialettica e allora si adottano soluzioni diverse. Ad esempio, in Italia tutta la scelta di sottoscrivere o non sottoscrivere quelle obbligazioni e quei titoli speciali è retta da una specifica disciplina del procedimento amministrativo. Cioè la richiesta di aiuto è come se fosse una domanda rivolta all'amministrazione a rilasciare un provvedimento favorevole. E quindi tutte le fasi di questa procedura amministrativa sono scandite dalla legge e il governo decide, ma decide anche attraverso il parere, l'istruttoria tecnica condotta dalla Banca d'Italia. Quindi c'è una doppia garanzia, c'è la garanzia del procedimento amministrativo e della trasparenza da un lato e c'è la garanzia del parere tecnico della Banca d'Italia, quindi il governo non è libero di decidere a suo uh, piacimento. Questo tipo uh, di intervento, di salvataggio ha posto tantissimi interrogativi di fondo, in particolare ci si è chiesto ma sta tornando il capitalismo di Stato, il fatto che anche in paesi a tradizione liberale o addirittura eh, liberista come gli Stati Uniti o il Regno Unito che avevano così tanto privatizzato e deregolamentato negli anni 80 e negli anni 90 si trovano improvvisamente a controllare i principali intermediari finanziari oppure eh, le principali imprese del paese fino a quando ciò è possibile è una soluzione ordinaria o straordinaria la legge inglese, vi dicevo prima, prometteva che la proprietà pubblica fosse temporanea, ma fino a quando? Non c'era un limite preciso. E questo è stato un grande problema di questi anni che i governi hanno risolto ancora una volta, come diceva Reinhardt, arrabattandosi, decidendo caso per caso, l'altro forse era proprio sui giornali di oggi, avete letto che eh, Obama ha annunciato la definitiva fuoriuscita del governo americano, da Chrysler, perché poi in alcuni casi questi interventi a catena avevano riguardato anche le imprese manifatturiere, e quindi mano a mano lo Stato sta uscendo dove è possibile dalle banche e dalle imprese risanate. Vediamo più rapidamente il secondo e il terzo intervento di salvataggio rispetto ai privati, alle imprese e ai cittadini. Più rapidamente perché qui il fattore di innovazione istituzionale è minore. In che senso? Nel senso che mentre quegli interventi di salvataggio per banche e intermediari finanziari sono stati straordinari, si è dovuta creare appunto una legislazione completamente nuova. Nel caso dell'aiuto alle imprese o nel caso delle protezioni sociali, come dire, le politiche pubbliche erano molto più sperimentate e usuali, però i problemi erano nuovi. Nel caso del sistema economico e produttivo, i problemi erano due il restringimento del credito al sistema produttivo perché le banche e gli intermediari finanziari erano in difficoltà e poi la situazione di incertezza che dominava e paralizzava ciascun imprenditore. Io non investo in una condizione di così elevata incertezza. E allora lo Stato che cosa ha cercato di fare? Da un lato è cercato di, ha cercato di intervenire nei rapporti tra banche e imprese. Ha cominciato a dire... Io aiuto le banche, ma a condizione che le banche si impegnino a mantenere un flusso di credito adeguato nei confronti del sistema imprenditoriale. Se le banche non finanziano più le imprese, io non gli do gli aiuti. In secondo luogo, ha cominciato a riprendere una politica abbastanza tradizionale di aiuto ai diversi settori economici. Quindi alcuni paesi hanno privilegiato i sostegni all'industria automobilistica, altri si sono concentrati sulle infrastrutture o sull'edilizia, perché sono tutti settori che hanno poi un grosso eh, impatto sull'occupazione e quindi intervenire su quei settori significava anche cercare di difendere l'occupazione. Sono settori che ripartono più facilmente di altri, che hanno una richiesta di manodopera più immediata. Altri ancora, come gli Stati Uniti, hanno puntato anche sulla green economy o sulle nuove tecnologie, pensando che in realtà questi eh, campi fossero quelli che più promettevano come dire, lo sviluppo di esternalità positive, che più promettevano come dire, il raggiungimento di anche altri obiettivi di interesse pubblico in termini di tutela ambientale o di sviluppo tecnologico o di aumento del benessere eh, dei cittadini. Anche qui, dicevo però, pur essendo gli strumenti di intervento più consolidati, si sono posti dei problemi giuridici nuovi. Pensate a quello che è sempre stato e che è diventato particolarmente severo negli ultimi anni, il controllo sugli aiuti di Stato da parte dell'Unione Europea, da parte della Commissione. Come conciliare questa massiccia dose di aiuti che i diversi settori economici richiedevano? con l'atteggiamento sempre restrittivo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato alle imprese, per fare questo naturalmente si è dovuta modificare la disciplina degli aiuti di Stato, o meglio, la Commissione ha dovuto adottare una propria, un proprio orientamento che diceva la situazione della crisi è tale che i criteri restrittivi che io abitualmente applico per controllare gli aiuti di Stato ora li rilasso, li atteno. C'è una finestra nella quale non posso considerare distorsivi della concorrenza questi aiuti. Questi aiuti servono a far ripartire l'economia in tutti i paesi europei e quindi io li ammetterò con molta maggiore larghezza. Poi naturalmente in questo contesto chi sta meglio può spendere di più. Quindi come dire, ciascuno di noi può pensare... Finalmente si può ridare un po' di fiato all'economia. Ma chi ha cercato di fare poi i conti sugli aiuti di Stato che sono stati erogati in questi due anni e mezzo si è reso conto di una cosa: che in realtà il paese che ha più erogato aiuti è stato la Germania, perché la Germania era il paese che aveva più da spendere. E quindi, come dire, poi una misura che rispondeva eh, a una a filosofia molto giusta, quella di sostenere i settori produttivi in crisi rischia poi di diventare uno strumento di squilibrio a favore dei più forti, perché anche una delle tante chiavi del successo tedesco è anche la, stata la possibilità di beneficiare di aiuti di Stato più larghi di quelli che altri paesi europei potevano mettere a disposizione. Naturalmente tutti questi interventi di sostegno al sistema produttivo pongono eh, dei problemi. Eh, il problema più evidente che è emerso in questi anni è il rischio del protezionismo, quando questi aiuti in realtà vengono finalizzati o concepiti in modo più o meno nascosto per sostenere le imprese nazionali, ma soprattutto per sostenere le imprese nazionali a danno di quelle straniere. Ci fu una grande polemica quando negli Stati Uniti fu adottata la cosiddetta clausola Buy American che premiava sostanzialmente eh, quei produttori che si approvvigionavano da fornitori eh, americani. Questo, diciamo, questa discriminazione così palese nell'area europea non è possibile perché comunque valgono i principi generali del trattato, ma è chiaro che queste misure, appunto come l'esempio della Germania che vi facevo prima dimostra, sono sempre un po' a doppio taglio. Terzo tipo di intervento oh, di salvataggio a favore dei privati e dei cittadini è... Il rafforzamento delle garanzie sociali, il tentativo di rafforzare gli strumenti di welfare. Ora, questo tipo di intervento pubblico non deve stupire, anzi, se ci guardiamo indietro, se volgiamo lo sguardo alla crisi del 29, eh, ci ricordiamo tutti come fu proprio quella crisi a, ad essere all'origine dello sviluppo dei sistemi di sicurezza so sociale negli Stati Uniti e poi in Europa. E quindi è abbastanza naturale che di fronte. Alla, alle difficoltà che hanno cominciato a colpire prima i cittadini americani e poi quelli europei, gli Stati hanno eh, cercato di, di tamponare queste difficoltà mettendo in campo tutta una serie di misure. E non è un caso che negli Stati Uniti quella riforma sanitaria di cui si discuteva da almeno tre decenni senza successo sia stata approvata proprio perché la crisi economica ha rafforzato il bisogno di protezioni eh, sociali in campo sanitario che eh, non potevano più trovare eh, copertura nel semplice rapporto assicurativo fondato sul rapporto di lavoro. E quindi quella eh, situazione ha costituito una straordinaria occasione per barare quella così importante, ancorché discussa, riforma sanitaria. In Europa si è lavorato soprattutto sugli ammortizzatori sociali, cercando di prolungare la durata di sussidi assegni o allargando le categorie di lavoratori eh, protetti. Poi alcuni paesi hanno sperimentato soprattutto le politiche per la casa con le misure sui mutui o i programmi di social housing. Infine sono state messe in campo tutta una serie di forme di agevolazioni e di sussidi. Ricordate in Italia la molto reclamizzata, anche se discussa, misura della social card e poi i bonus per l'elettricità e il, il gas. Questo insieme di eh, pacchetti eh, di intervento pubblico hanno rappresentato la composita risposta dello Stato al primo problema che è emerso con la crisi. La crisi finanziaria ha travolto l'economia reale e ha aumentato i bisogni dei cittadini. Lo Stato quindi si è preoccupato di salvare le diverse categorie di interessi con cui si deve abitualmente confrontare. E solo lo Stato poteva mettere in campo quegli interventi perché nonostante la globalizzazione, nonostante la crisi dello Stato, nonostante la frammentazione o la dispersione dei poteri pubblici, lo Stato è ed è rimasto il prestatore di ultima istanza, è rimasto l'unico che ha i cordoni della borsa, anche se è una borsa sempre più sfondata e sempre meno capiente. Ma a partire dal uh, maggio del 2010 un altro problema è emerso clamorosamente e cioè il problema del uh, rischio del debito sovrano, l'impossibilità per alcuni stati, il primo fu la Grecia, di fare fronte ai propri debiti. E qui gli stati europei hanno dovuto porsi il problema di salvare i propri pari, cioè di individuare un meccanismo per evitare che la crisi dello Stato greco, oltre a far molto male ai cittadini greci, facesse molto male a tutti i cittadini europei. Anche qui ci siamo trovati di fronte a una situazione simile a quella che abbiamo conosciuto nel 2008 dal punto di vista istituzionale. Cioè anche qui ci siamo trovati di fronte a un rischio imprevisto. Nessuno seriamente pensava che uno Stato europeo potesse fallire. E all'assenza conseguentemente di meccanismi di intervento. Se voi prendete il trattato dell'Unione Europea, non troverete nessuna norma che contempla l'ipotesi in cui uno Stato fallisca e in cui gli altri Stati o l'Unione Europea possano intervenire. E quindi ancora una volta gli Stati si sono dovuti arrabbattare in fretta e furia e inventarsi qualcosa. Che cosa si sono inventati gli Stati? Tre cose una dietro l'altra. La prima cosa che si sono inventati gli Stati di fronte al primo caso, di fronte alla Grecia, è stato un meccanismo di coordinamento spontaneo. Cioè, gli Stati, i governi nazionali si sono riuniti e hanno detto, noi non abbiamo nessuno strumento di diritto comunitario, non abbiamo nessuna finanza eh, pubblica europea, nessun fondo europeo che possa intervenire in questo caso. Ci sono ancora una volta gli stati, gli stati da soli, ma gli stati possono agire in modo coordinato, possono agire contemporaneamente. Allora noi ci mettiamo d'accordo e in sede politica decidiamo ciascuno di noi quanto paga e paghiamo tutti insieme. Tutti noi insieme facciamo un prestito bilaterale dal punto di vista della tecnica giuridica, ma coordinato. E poi diamo mandato alla Commissione europea di sorvegliare il rispetto delle condizioni del prestito che vengono fissate. Quindi, con questo strumento, come dire, un po' improvvisato, ma abbastanza efficace, gli Stati hanno affrontato la prima crisi, quella greca. Naturalmente, come dire. Eh, la consapevolezza dei problemi cresce sempre gradualmente e allora a un certo punto gli stati si sono detti ma la Grecia forse non è un caso unico forse questo problema si allargerà forse dobbiamo pensarci in modo un po più come dire organizzato e allora hanno creato quello che viene chiamato un veicolo speciale cioè una società di diritto privato segnatamente una società di diritto lussemburghese non, non sempre quello che accade in questi paesi è qualcosa di sospetto e di poco trasparente, questa società di diritto lussemburghese è stata costituita da tutti gli stati dell'area euro, gli è, stato, è stata provvista di risorse finanziarie e si è detto per le prossime crisi i prestiti, invece che erogarli bilateralmente ciascuno stato allo stato che ha bisogno, saranno erogati da, questo, diciamo, da questa società. Ancora una volta, come dire, si procede con cautela e si pensa che questo possa essere un problema temporaneo. Si dice che la società avrà una durata temporanea, triennale. Dopodiché che cosa succede? Scoppia il caso irlandese, scoppia il caso portoghese. Attenzione, questo non è un problema allora tanto temporaneo. Terzo passaggio: gli Stati europei finalmente si mettono d'accordo e capiscono che serve un meccanismo permanente serve costituire una base eh, stabile per mettere in campo tutti gli interventi di salvataggio ogni qualvolta questo apparirà necessario in futuro. È una gamba fondamentale dell'euro e più in generale della gover governance economica dell'Unione Europea. Questo sarà un ente pubblico, non una società di diritto privato, ma un ente pubblico costituito in modo strano. Perché quali sono le basi giuridiche di questo eh, meccanismo di stabilizzazione finanziaria europea? Si aggiunge una norma ai trattati e in questa norma ai aggiunta ai trattati si dice che gli stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per sal salvaguardare la stabilità della zona euro. Vedete, è soltanto una norma... I giuristi direbbero di autorizzazione o di abilitazione. Dicono che gli Stati membri possono istituire un meccanismo di stabilità, ma la scelta, la decisione poi di istituirlo effettivamente è messa fuori dai trattati. È un accordo internazionale che non viene quindi inserito formalmente nell'architettura istituzionale dell'Unione. Europea. E quindi questo uh, organismo diventa un'organizzazione intergovernativa di diritto pubblico internazionale che sta per molti versi al di fuori del controllo degli organi comunitari e che è basato molto fortemente sull'assenso reciproco tra Stati. In qualche modo questo strano organismo ha un triplo meccanismo di legittimazione. C'è a monte un'abilitazione europea che è in quella norma di riforma dei trattati. Poi c'è un vincolo negoziale di diritto internazionale, cioè quando gli Stati stipulano l'accordo che istituisce il meccanismo di stabilizzazione. E infine, una volta istituito, c'è una gestione intergovernativa, perché l'organo che prenderà le decisioni la decisione di dare l'aiuto agli Stati che in futuro ne avranno bisogno, è il Board of Governors. Il Board of Governors è nient'altro che l'organismo che riunisce tutti i ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri dell'area euro. Quindi poi la decisione sarà rimessa ai rappresentanti dei governi nazionali. Ora riflettiamo un istante perché gli Stati si assicurano l'uno con l'altro, si aiutano e si assistono l'uno con l'altro con questo meccanismo di assistenza finanziaria. Ora, perché c'è un principio giuridico nei trattati che finalmente viene in soccorso, anche se è un principio molto generale, che è il principio di solidarietà tra Stati membri dell'Unione Europea. Ma anche perché, non dimentichiamocelo mai, per quanto a volte ci possa apparire strano, i governi sono razionali, in linea di massima, cioè sono anch'essi attori economico-politici razionali. E quindi qual è la ragione che spinge i governi ad aiutarsi l'uno con l'altro? Eh, uno studioso americano a cui piace eh, molto la provocazione dice... Ma i governi hanno bisogno del consenso dei cittadini, non degli stranieri. Quindi perché, perché pagare per questi ultimi? Perché pagare per gli altri? Perché in realtà i governi nazionali hanno un duplice interesse a salvaguardarsi l'uno con l'altro. Da un lato per una ragione come dire, più opportunistica, perché in realtà spesso le banche nazionali, le banche più importanti, hanno i titoli. Di, quei, di quegli Stati indebitati e corrono il rischio di perdere i loro investimenti se quello Stato fallirà. E quindi diciamo, le banche e gli attori economici importanti a livello nazionale faranno pressione sui propri governi per evitare di perdere i loro investimenti. Dall'altro, per un motivo come dire, più virtuoso se vogliamo fare queste differenze, perché la stabilità finanziaria e monetaria è un bene pubblico sovranazionale, un bene comune, un bene collettivo. E quindi gli Stati sanno benissimo che se uno Stato entra in crisi, l'onda potrà travolgere anche loro. E quindi è bene che tutti si diano da fare contemporaneamente per evitare che questo accada. Naturalmente queste scelte di salvataggio dei propri pari sono scelte molto difficili. Gli economisti direbbero che sono scelte che hanno costi di transazione elevati e a volte anche costi di agenzie elevati. Costi di transazione nel senso che il costo di prendere queste decisioni può essere elevato, soprattutto se, come vi dicevo prima, serve il consenso di un organo che rappresenta tutti i governi nazionali. E allora ciascun governo dovrà, dire, dovrà pensare mi conviene salvare il mio vicino, sarò sufficientemente forte da spiegare ai miei cittadini perché sto salvando il mio vicino con i loro soldi. E poi, come dire, i costi di agenzia, saremo capaci di controllare bene che il paese che riceve il prestito adempia tutte le condizioni previste in questi accordi? Quindi decisioni difficili. Vengo rapidamente all'ultimo eh, salvataggio, il salvataggio di se stessi, cioè la crisi greca e quello che è successo poi in Europa ha dimostrato poi che ciascuno stato deve badare anche a se stesso, deve fare attenzione, perché in realtà eh, questi interventi di salvataggio in favore degli altri hanno finito per peggiorare la situazione di ciascuno stato membro. L'Irlanda è un caso eh, clamoroso da questo punto di vista. Tutti gli interventi che l'Irlanda ha dovuto adottare per salvare il proprio sistema bancario hanno finito per far saltare completamente l'equilibrio della finanza pubblica e quindi l'Irlanda è stata travolta da quella eh, decisione. E poi ci sono gli stati che si trascinano in una situazione di squilibrio dei, dei conti pubblici. Quindi a un certo punto... Eh, si è capito che ciascuno, sta ciascuno Stato aveva un interesse individuale e allo stesso tempo un interesse collettivo nel fatto che ciascuno Stato non si trovasse sull'orro del precipizio l'indomani. E quindi si è riuscito a varare un ambizioso programma di riforma complessiva della governance economica europea. Con un nuovo meccanismo di coordinamento e sorveglianza delle politiche economiche, con la riforma del patto di stabilità e crescita e con la sottoscrizione del cosiddetto patto Europlus, cioè il patto che vincola i paesi i membri della zona euro, anche se è aperto anche ad altri stati. Ora non entrerò troppo nei dettagli, ma tutti questi nuovi accordi definiscono nuove regole molto più stringenti per l'equilibrio di bilancio e la riduzione dei debiti pubblici. Fissano eh, nuovi principi sul percorso di riduzione del debito, sulla destinazione delle entrate straordinarie alla riduzione del debito e sui programmi di aggiustamento annuo eh, che può essere richiesto nel caso di grave squilibrio. Queste misure vanno anche a verificare se sono finanziariamente sostenibili i sistemi di welfare. Ora l'insieme di questi nuovi vincoli e, come dire, la percezione della difficoltà in cui ciascuno Stato si può trovare, pongono un forte vincolo alla riduzione dello Stato, alla riduzione del ruolo economico dello Stato e all'insieme eh, delle funzioni e delle prestazioni che lo Stato può eh, erogare. Naturalmente questi vincoli alla riduzione dello Stato sono di tipo molto diverso. Ciascuno Stato, a seconda della situazione in cui si trova, avrà eh, da pagare in modo diverso per rispettare questi vincoli. E poi naturalmente ci sono le situazioni ben più gravi in cui si trovano i paesi che devono rispettare le condizioni che sono state imposte dai prestiti per la Grecia, per l'Irlanda, per il Portogallo. Poi ci sono i paesi che si sono dati una regola da sé e che hanno cominciato a scrivere nelle proprie Costituzioni che il debito pubblico deve avere un certo tipo di livello e che il deficit non può superare una certa soglia. La Germania ha eh, fatto per prima questa riforma, la Francia ha annunciato di volerne fare una simile e tutti i paesi dell'area euro si sono impegnati a dotarsi di una regola superiore alla regola di legislazione ordinaria. Che la vincoli al rispetto di questi più rigorosi parametri. Poi, in alcuni paesi, la riduzione dello Stato è diventata anche l'oggetto di un programma politico-ideologico. Stamattina alle 11 abbiamo parlato del programma inglese della Big Society. Qui la riduzione dello Stato non è tanto, o almeno non è spacciata per un obbligo, ma è rappresentata come il coerente. Eh, come la coerente attuazione di un preciso disegno politico-ideologico del governo conservatore. Ora, in realtà, le tecniche di riduzione dello Stato possono essere molteplici e le abbiamo cominciate a vedere in questi ultimi mesi. Ci sono le misure di privatizzazione, quelle di liberalizzazione. Ci sono le diverse forme di taglio alla spesa pubblica, in alcuni casi con lo scioglimento di enti pubblici territoriali o istituzionali, la riduzione del numero di dipendenti pubblici, il blocco e il taglio degli stipendi e la riduzione della produzione pubblica di beni e servizi. E allora il grande problema che avremo di fronte nei, nei prossimi mesi e nei prossimi anni è fino a quando si può ridurre lo Stato, fino a dove fino a dove questo può rispondere a uh, una ragionevole, un'essere necessaria esigenza di ridimensionamento dello Stato, a difesa però della sua come dire, sostenibilità finanziaria, e fino a dove questa privatizzazione mette a rischio valori essenziali. Ecco, se noi ci poniamo questa domanda e guardiamo alla Costituzione, ecco... Troviamo una parte delle risposte, ma non tutte. Vi faccio soltanto alcuni esempi. La privatizzazione di attività economiche, di attività industriali, per molte costituzioni dei paesi europei è perfettamente ammissibile. Anche la costituzione italiana, no, che ha conosciuto una lunga stagione di intervento pubblico nell'economia, una lunga stagione di monopoli pubblici, consente... Il processo inverso e noi l'abbiamo sperimentato tra l'altro negli ultimi 15 anni l'articolo 43 della costituzione consente la costituzione di monopoli pubblici ma non vieta la privatizzazione di imprese pubbliche o l'apertura alla concorrenza dei vecchi monopoli pubblici la legge fondamentale tedesca per esempio era stata invece scritta con l'idea che i monopoli pubblici fossero necessari costituzionalmente e quando la Germania ha dovuto attuare delle riforme anche per rispondere a normative comunitarie, ha dovuto cambiare la propria Costituzione. Se guardiamo invece i servizi sociali, la scuola, l'assistenza, la sanità, noi ci troviamo di fronte a un dato costituzionale molto articolato, che ci dice che la garanzia dei diritti sociali è selettiva e non universalistica. Se prendiamo gli articoli 33 e 38 della Costituzione, leggiamo che solo la scuola obbligatoria è gratuita per tutti, che solo l'accesso agli studi superiori è garantito ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che le cure gratuite sono garantite solo per gli indigenti e non per tutti i cittadini. E troviamo sempre nella Costituzione che una quota di offerta pubblica è necessaria lo dice l'articolo 33, quando dice che lo Stato istituisce scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Ma anche l'iniziativa privata è parimenti necessaria, non può essere negata dallo Stato. C'è la libertà dell'assistenza privata e c'è la eh, libertà di istituire scuole private. E poi c'è il principio di sussidiarietà orizzontale, che è stato introdotto poi nel 2001 dall'articolo 118. Ora. Vi ricordo solo queste cose perché quando eh, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, ed è questa la mia unica previsione che da, che da non economista mi permetto di fare, quando dovremo prendere tante decisioni difficili su quello che sarà il futuro del nostro Stato e degli Stati europei, dovremo essere molto bravi nel selezionare le priorità, nel capire ciò che è essenziale per salvaguardare i diritti dei cittadini e ciò che non è essenziale. E dovremo anche capire come lo Stato potrà cambiare ruolo. Se sarà eh, inevitabile un maggior coinvolgimento dei privati nella produzione di tanti beni e servizi, dovremo anche ripensare il ruolo dello Stato. Lo Stato dovrà essere regolatore in tanti contesti in cui ci sono fallimenti del mercato e quindi avremo bisogno di autorità di indipendenti di regolazione nei mercati dei servizi pubblici o nei mercati finanziari. Lo Stato dovrà essere promotore o facilitatore dell'iniziativa privata e della sussidiarietà sociale, perché da soli i privati possono non essere... È, come dire, capace di superare le tante barriere amministrative che ancora oggi esistono, e lo Stato dovrà essere un protettore di ultima istanza per tutelare sempre i diritti di tutti quei soggetti che non potranno ottenere le prestazioni essenziali a cui hanno diritto soltanto con meccanismi di mercato. Ma per ora mi interrompo qui, grazie. Grazie, io vorrei soltanto aggiungere eh, una cosa rapidissima per sottolineare quanto sia importante che i cittadini capiscano quello che è accaduto in questi ultimi tre anni. Sono passaggi anche tecnicamente molto eh, complessi, e eh, devo dire che da giornalista il professor Napolitano mi ha fatto rivivere in quest'ora condensato. Tre anni del mio lavoro di ecofin, di riunione dei ministri dell'economia europei. Sono stati eh, a guardarli adesso eh, mentre siamo ancora in mezzo al guado. Perché credo che siamo d'accordo, non è, non è per niente finita e nessuno è in grado di prevedere come finisca. Eh, anche per questo, eh, chi fa le previsioni in questo momento le fa perché le deve fare, perché istituzionalmente è istituzionalmente chiamato a farle, ma se potesse non farle non le farebbe, perché sono assolutamente nel buio, ci sono veramente troppe variabili in questo momento per fare delle previsioni attendibili. Detto questo, ehm, le nuove istituzioni sono state necessarie, mi sembra che a questa risposta... A questa domanda abbiamo risposto in maniera eh, assolutamente esauriente, sono state ne necessarie, sono state messe in piedi. In un anno è stato fatto un cammino enorme sulla strada della politica economica comune, avendo una moneta comune si è visto quanto fosse impossibile gestirla senza che ci fosse. E, eppure siamo ancora eh, agli inizi perché lo sforzo è stato enorme per mettersi d'accordo fra realtà estremamente eh, diverse. La, per esempio per quanto riguarda l'Italia noi avremo l'enorme problema della riduzione del nostro debito pubblico secondo dei parametri. Che eh, ci sono stati imposti dagli altri paesi, ma eh, in Europa per l'appunto ci si sta o non ci si sta, e, ehm, e però per redistribuire occorre eh, tornare a crescere. Per crescere bisogna avere i conti in ordine, per avere i conti in ordine bisogna tagliare la spesa pubblica. Insomma, è un serpente che si morde la coda nelle sue. Riflessioni mi hanno fatto anche riflettere al fatto mh, di come delle volte la politica eh, debba addirittura sia stato necessario aggirare le istituzioni. Perché, per esempio, eh, quando il professor Napolitano diceva non era previsto che gli stati si aiutassero, ma addirittura era previsto il contrario: cioè il trattato di Maastricht fa espressamente divieto agli Stati dell'Euro uh, dell di aiutarne un altro. Quindi si è dovuto trovare l'escamotage che diceva il professore, un accordo internazionale fra Stati. Questo perché? Perché per mettere mano ai trattati bisogna uh, ripassare per i Parlamenti nazionali, ripassare per un referendum obbligatorio in Irlanda e voi vi ricorderete tutto quello che è successo. Cioè, ecco, questo per darvi l'idea di quello eh, che c'è stato in questi anni e di quello che ci aspetta, perché non dimentichiamo che noi abbiamo sottoscritto degli accordi che dovevamo sottoscrivere, perché altrimenti il rischio che venissimo sottoposti alla speculazione sul nostro debito era altissimo, però non avendo noi la cosiddetta tripla A eh, non potremo dare delle garanzie se bisognerà salvare altri stati. Ma tirare fuori dei soldi oltre al fatto che dovremmo tirare fuori dei soldi per appianare il debito, quindi io assolutamente non invidio chi sarà al governo fra tre anni quando bisognerà mettere in mano al debito pubblico, eh, chiunque ci sia. E credo che possiamo chiedere se ci sono delle domande. <ride> Nessuno? Allora provo a fargli io una domanda per rompere il ghiaccio sperando che arrivi qualcun altro, ma eh, nel momento in cui eh, si ricordava l'intervento della Germania a favore di alcuni settori produttivi, ehm, il nostro governo, il ministro Tremonti, ha richiamato questo per chiedere che l'Unione Europea dia via libera ad aiuti di Stato per il mezzogiorno, che non sarebbero dei soldi, eh, ma eh, la cosiddetta fiscalità di vantaggio. Inoltre, sempre il ministro Tremonti, ha proposto quella che... Lui nega, si possa chiamare una nuova IRI, noi per comodità giornalistica la chiamiamo così, eh, per diciamo, accentrare gli investimenti per le infrastrutture eh, in maniera da eh, diciamo, sottrarle al meccanismo degli appalti pubblici, alla troppa burocrazia e addirittura anche alle mani della criminalità organizzata. Ora tutto questo, il caso Italia, come, com, come si inserisce in, nel, nel quadro europeo e mondiale? Cioè esiste un caso Italia? Eh, eh. Beh, fa, mh, darò appunto una risposta, come si dice, giuridica. Ehm, no, nel senso che per quello che riguarda gli aiuti di Stato, eh, il punto, insomma, non dare soldi o non dare soldi dal punto di vista del diritto comunitario è abbastanza irrilevante, cioè la nozione di aiuti di Stato fa riferimento a qualsiasi utilità al trasferimento di qualsiasi utilità, quindi aiuto di stato, sia l'erogazione di una somma di denaro, sia la fiscalità di vantaggio, cioè sia l'esonero o l'alleggerimento da oneri fiscali. Quello che conta è il vantaggio patrimonialmente apprezzabile. Quindi da questo punto di vista eh, il problema non è tanto quello del, dello strumento tecnico dell'aiuto, il problema è capire se l'aiuto è distorsivo o non è distorsivo, è discriminatorio o non è discriminatorio. Quindi eh, il, eh, anche rispetto ai problemi del, del sud, se questi interventi astrattamente possono beneficiare qualsiasi impresa europea, che va a investire in un'area del territorio nazionale, è chiaro che questa misura avrà maggiore probabilità di essere considerata compatibile con eh, i trattati. Eh, certo, diciamo che eh, come dire, la tradizione dell'intervento pubblico nel mezzogiorno in Italia non aiuta una favorevole considerazione di queste misure di, di, di aiuto da parte del, dell'Unione Europea. Per quello che riguarda invece la cassa depositi e prestiti e il possibile sviluppo diciamo, di un nuovo eh, polo pubblico di intervento strategico, ehm, anche qui eh, il problema è di strumentazione, no? perché si è detto che l'Italia deve adottare una soluzione molto simile a quella francese. Però in realtà questa soluzione francese è una soluzione che ha un ambito di applicazione più circoscritto, perché un, un conto è dire che ci possono essere degli interventi in campi strategici, quando questi campi strategici fanno riferimento a infrastrutture essenziali del paese. Come la rete energetica, e quindi ha eh, interessi che toccano eh, la sicurezza dello Stato. Altre quando questo tipo di intervento lo si prefigura per, sostanzialmente per il latte, che molto più difficilmente no, può essere considerato un settore fondamentale per la sicurezza nazionale. E, poi ecco, diciamo. Eh, se posso come dire, elegantemente dribblare la domanda, mm. eh, la cosa interessante è che forse anche le imprese italiane si dovrebbero svegliare un po' di più, nel senso su questa cosa, questione degli aiuti di Stato, ad esempio. Cioè ogni volta che noi facciamo una cosa scorretta, no, un'impresa straniera fa ricorso alla, commission alla commissione, quando invece alcuni nostri paesi vicini fanno. Operazioni analoghe, noi siamo molto meno capaci di attivarci e di denunciare l'aiuto di Stato, cioè non abbiamo una cultura del contenzioso e non abbiamo forse una capacità di andare a snidare eh, quelle che sono le distorsioni degli altri. Non so se è per una nostra debolezza culturale o se è perché abbiamo la coda di paglia, però insomma. Eh, Cercare di garantire la corretta applicazione delle regole comunitarie da parte di tutti è in realtà un compito di tutti. Sì, è vero, io non... ci sono tanti motivi per cui la nostra politica sull'Europa eh, rischia di essere inefficace. Per esempio mi ricordo che... C'è stata una levata di scudi quando anche la Francia voleva imporre una norma tipo Buy America, cioè ehm, finanziare la propria industria automobilistica, a patto però che si comprassero pezzi di ricambio. Però insomma, eh, il discorso della nostra politica europea ci porterebbe molto lontano, ci porterebbe anche su terreni che il... Non sarebbe, sui quali non sarebbe assolutamente giusto trascinare il professor Napolitano e quindi vi chiedo ancora una volta se per caso ci sono altre domande, curiosità e se no, prego sì, ehm, una domanda un po' sulla in quale direzione eh, va questa attività presenza dello Stato nell'economia perché eh, Prendendo l'esempio della, della crisi del debito, ci sono stati come la Grecia che in teoria debbono ridurre il peso dello Stato perché debbono privatizzare molte aziende per fare cassa e ridurre il debito, dunque sembra che il peso dello Stato dovrebbe ridurci e dall'altro lato per salvarsi diciamo salvare il settore finanziario sono stati come la Germania che ha messo un po' di soldi nella Commerzbank o l'Inghilterra e dunque io faccio un po' fatica a, a, a vedere qual è il risultato ultimo di, di questa dinamica se alla fine avremo un po' come negli anni 90 una dismissione di massa de, delle partecipazioni statali oppure saranno solo alcuni paesi in difficoltà come l'Irlanda, il Portogallo e la Grecia che lo, che lo faranno e sarebbe anche la domanda di sapere in Italia che succederà perché mi sembra che anche prima della crisi l'attuale governo aveva promesso una nuova onda di privatizzazioni che non sono stato, state fatte e che potrebbe magari anche ridurre questa difficoltà del debito pubblico? Si, mi pare che eh, la questione sia in, eh, proprio in questi termini, nel senso che eh, per uno Stato in, così in crisi. Come lo dipingeva lo storico tedesco di cui parlava all'inizio, è davvero difficile gestire un così rilevante sovraccarico di funzioni e di responsabilità. Cioè, da un lato, eh, dover rispondere eh, a tutti gli squilibri della finanza privata e dall'altro, come dire, varare un così ambizioso programma di, di riforma interna. Per fare fronte alla crisi del debito sovrano. E quindi è, è sicuramente vero che ci sono queste tensioni contrapposte. L'Irlanda, appunto, è un caso emblematico perché prima è stata spinta a espandere la propria sfera di intervento per salvare il sistema bancario e poi è stata costretta a fare precipitosamente marcia indietro perché si era spinta troppo in là. Insomma, è come il, quel, la persona che si tuffa in mare per salvare la persona che sta affogando e poi finisce affogata se stessa. Ecco, e quindi capire come eh, cambierà il perimetro dello Stato eh, è molto difficile. È chiaro che ci sono una serie di segnali che quella espansione che si è determinata all'indomani della crisi finanziaria ha in sé un elemento di temporaneità. Basti pensare al fatto che negli Stati Uniti e in Gran Bretagna lo Stato sta cominciando a uscire dal capitale di molti eh, operatori importanti. Però anche è anche vero che quella crisi forse qualcosa l'ha insegnata, cioè che come dire, non ci si può proprio denudare completamente, che si sa che qualche cosa è necessario avere nel proprio arsenale per intervenire quando è necessario. Quindi è difficile che eh, politiche di radicale eh, svuotamento dello Stato possano essere ancora perseguite in qualche misura anche quella così contestata eh, ipotesi di riorganizzazione della cassa depositi e prestiti da noi in Italia in qualche modo è il segno però poi può essere condiviso almeno però di questa consapevolezza che da qualche parte uno strumento di intervento bisogna avercelo nel proprio eh, arsenale e, mh, per quello che riguarda invece le, le, le politiche di privatizzazione, il problema è poi è fin dove si può arrivare appunto con le politiche di privatizzazione, l'Italia eh, per esempio a livello eh, nazionale aveva privatizzato già moltissimo, ha ancora qualche cosa nel proprio eh, patrimonio, ma insomma non è, non è tantissimo, diverso il discorso come sappiamo a livello locale dove il ruolo della mano pubblica è molto più, molto più esteso. E nel caso della Grecia, certo, quando si devono fare tante privatizzazioni insieme sotto la pressione dell'urgenza, il rischio di farle male è molto elevato. Altre domande? Forse la mia sarà una domanda strana, però ci provo. E I cittadini in questo contesto così complesso e complicato che ruolo possono giocare. Eh, mi riferisco in modo particolare ad eventi avvenuti anche di recente che partono dall'obanomics e finiscono <coughs> con tanti meccanismi di partecipazione che oggi tramite l'informazione, le relazioni statistiche, il web, 2.0 eccetera possono in qualche modo essere assicurati ecco dal punto di vista anche normativo dal punto di vista della partecipazione, del controllo, della trasparenza, che cosa può avvenire secondo lei? Eh, ma io distinguerei due li, li livelli di intervento, cioè da un lato il problema del, diciamo, del controllo democratico sulle, eh, sulle scelte così delicate che gli stati devono assumere. E, in qualche misura no, quel dibattito si era aperto negli Stati Uniti dopo la prima legge di salvataggio è significativo, cioè nel momento in cui i cittadini come contribuenti sono chiamati a pagare per, eh, per i dissesti finanziari delle banche o per i dissesti finanziari degli altri stati è giusto che eh, come dire, pretendano trasparenza, che i governi spieghino gli, gli interventi. E che ci sia evidenza di come le risorse sono state eh, utilizzate. Poi, naturalmente, è anche giusto che i governi si impegnino a spiegare quello che fanno perché eh, che non si facciano paralizzare dalla paura di non avere il consenso e che assumano invece come dire, la responsabilità di spiegare ai propri cittadini perché certe volte, anche se è impopolare, è necessario pagare, perché questo. A volte è colpa di qualcuno, ma comunque, anche quando è colpa di qualcuno, è necessario per tutti. Altro discorso invece è quello che poi i cittadini possono fare per organizzarsi eh, nella, nella produzione di tanti beni e servizi essenziali. E, appunto, noi oggi parliamo molto di Big Society nel Regno Unito perché è una formula evocativa, eh, però, l'esperienza del volontariato, della cooperazione, dell'iniziativa sociale in Italia è Molto importante sul territorio, ne conosciamo così tante esperienze e ecco una crescita di queste e una valorizzazione di queste esperienze probabilmente è fondamentale per il nostro futuro. Ma io vorrei aggiungere soltanto che proprio manifestazioni come questa di Trento sono straordinariamente importanti perché avvicinano il pubblico in maniera approfondita e molto. Uh, più analitica rispetto a quello che può essere un servizio in un telegiornale o un articolo, ha questi problemi che invece proprio sono quelli della vita di, di tutti i giorni, sono complessi e sono anche ansiogeni, quindi perciò forse spesso ci ritiriamo, però è importantissimo capirli per poter poi esercitare il proprio controllo democratico. E, e quindi il, il ruolo del cittadino secondo me può essere molto importante eh, sicuramente bisognerà ripensare a un sacco di cose per esempio quello che la gente può capire facilmente è è giusto che tutti noi si debba essere curati gratis anche per il raffreddore oppure non si va verso un sistema in cui gli aiuti vengano uh, Concentrati veramente e solo per chi ne ha bisogno? Questi sono, sono temi aperti, sono temi di dibattito. E comunque, visto che ci sono, ci sono altre domande, diamo. C'era il signore lì e poi c'era anche la, la signora. Eh. Io capisco l'intervento dello Stato nel salvare le banche, poiché così ha tenuto insieme il, il sistema finanziario. Non capisco a questo momento la necessità di salvare la Grecia, la Grecia, avendo eh, salvato le banche, avendo un'economia piccola, si trova nella posizione di non riuscire a pagare i debiti che ha contratto con una finanza allegra. A questo punto tenerla ancorata all'euro in realtà si chiede un sacco di sacrifici ai cittadini greci, i quali dovranno andare incontro a una svalutazione dei propri eh, stipendi, a una deflazione e, e io mi domando: ma non sarebbe più facile lasciarla svalutare se la, la Grecia svalutasse, l'economia si troverebbe in una posizione molto più competitiva e magari potrebbe eh, ragionevolmente uscire dalla crisi. Cioè in realtà cioè, la Grecia dice io non riesco a pagare i miei debiti. L'Europa dice ok le faccio un finanziamento ulteriore. però è una direzionale il problema, non è Risolvere il problema stesso Beh, eh, appunto mh, questa è una domanda troppo difficile per un giurista, ma eh, mh, so, solo qualche elemento di valutazione. Il problema è che non, sia, non siamo come mh, eravamo all'inizio degli anni 90 no? quando anche l'Italia. Eh, poteva ricorrere allo strumento dello svalutazione come qualsiasi altro paese perché aveva una propria eh, moneta nazionale. Eh, cioè, io credo cioè, che i costi di uscita siano costi enormi, nel senso che eh, non è una cosa che si fa così dall'oggi al domani, cioè è una cosa che... Incide così pesantemente sul funzionamento di un, di un sistema economico, di un sistema monetario, pensi a tutto quello che significa anche dal punto di vista organizzativo, amministrativo, del funzionamento dell'economia di quel paese, ritornare alla, alla dracma. E poi, anche se ci si libera dell'euro, non è che quei debiti non esistono più, quei debiti vanno sempre pagati, si convertiranno nella, nella dracma. Ma eh, come dire, comunque saranno necessarie riforme dolorosissime come anche riforme dolorosissime dovete fare l'Italia, quando pur avendo lo strumento della svalutazione nel 92 per rientrare in quei parametri adottò la più pesante misura che abbia mai adottato nella sua storia. Quindi non sono convinto, appunto qui veramente con tutte le, le, le modestie delle mie conoscenze giuridiche, che quella sia una soluzione davvero vantaggiosa, anche se anch'io leggo gli articoli sui giornali, le opinioni a favore e le opinioni contro. Sì, no, ma infatti il signore ha ragione. Ma eh, prima, nell'intervento del professor Napolitano, c'era anche la risposta a questo, perché il sistema è totalmente interconnesso. Le banche degli altri paesi dell'euro, soprattutto la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, sono molto esposte rispetto al debito greco. Quindi, salvare la Grecia significa salvare se stessi. In secondo luogo, c'è il famoso effetto domino: se salta un paese dell'area euro, vuol dire altri possono saltare e quindi gli investitori fuggono dal, eh, dalla dal sottos da sottoscrizione delle obbligazioni e ci troveremmo probabilmente molto presto anche con la Spagna e me, quello, quello che mi dicono è che per esempio il terrore dei tedeschi è che ci possa essere il debito, il, la, la, la speculazione sul debito italiano perché l'italiano l'italia passa per essere un paese, come si dice, too big to, to, to save, cioè troppo grande per essere salvato, ci vorrebbero troppi soldi. Quello che eh, eh, probabilmente andrebbe visto è quanto anche a noi ci potrebbero costare queste, questi salvataggi, eh, perché forse questo non è stato tanto ben spiegato agli italiani cioè quantificato, se si dovesse salvare la Spagna a noi ci costerebbe credo 18 miliardi, dove li prendiamo? li dobbiamo dare, non li possiamo dare in, uh, in garanzie, perché non ha, per l'appunto non abbiamo la tripla dobbiamo prendere questi soldi e darli, e dove si prendono? Però qui entriamo nel campo dove per l'appunto il professor Napolitano non vuole entrare, quindi. <ride> ne, ne no, non è che non vuole, non, non ho gli strumenti. No, ma giustamente, eh. E, mh, precedentemente faceva riferimento alle esperienze di volontariato e di cooperazione. E anche questo è un domandone, no? però il mondo della cooperazione si sta un po' preparando a erogare servizi essenziali, cooperazione sociale, cooperazione sanitaria. Il, il punto è che l'ente pubblico eh, sappiamo bene quanto continua ad indirare al massimo ribasso e le tariffe siano di fatto eh, troppo basse e l'esternalizzazione eh, sia un modo per, eh, per sopravvivere. Il problema è, è, è grave, nel senso che eh, bah, mm, un secondo welfare, no? dove la società si, civile si autoorganizza, come è possibile che sia realmente prefigurato? Eh, abbiamo qualche elemento, qualche esperienza positiva, perché c'è proprio anche bisogno per la società civile. Non dico di previsioni perché è difficile, ma almeno di, di, di immaginare per eh, vedere un orizzonte e un percorso. Altrimenti una società civile senza mezzi non riuscirà ecco, in questa, questa grande svolta. Mm. Anche questo è un domandone. Sono una cosa molto brevemente, perché. Questo discorso si ricollega al ragionamento che evocavo prima, cioè sul fatto che qualsiasi processo di coinvolgimento di privati o dell'autonomia collettiva nella produzione dei beni e servizi pubblici richiede comunque una capacità dei pubblici poteri di gestire questo processo. E il discorso che faceva lei ne è proprio un esempio concreto, cioè eh, anche se lo Stato non produce beni e servizi, ma... Fare una gara in modo tale da eh, incentivare i privati migliori e di, da selezionare i privati migliori non è una cosa da poco e quindi bisogna diciamo, costruire una capacità amministrativa per questo. Allora quando si fanno no, banalmente le contrapposizioni più o meno Stato, è chiaro che se i privati producono beni e servizi ci sarà una ritrazione dei corpi amministrativi da quella, da quella sfera però andrà rimpiazzata eh, con una capacità amministrativa di progettare il giusto coinvolgimento dei privati allora su questo noi dovremmo cioè, secondo me, ancora non siamo preparati, tranne in qualche ente locale che ce l'ha, diciamo, nella sua cultura civica. Però, se noi pensiamo anche all'amministrazione nazionale, è un'amministrazione che ha fatto dei progressi, diciamo, nella regolazione del mercato con l'antitrust, le autorità di regolazione e così via, ma che invece a poca cultura nella organizzazione del, del welfare. Quindi questo secondo me è un grande tema di, di impegno pubblico e di riflessione collettiva. Altre domande? Volevo chiederle una riflessione tornando a livello dell'evoluzione, del cammino delle istituzioni comunitarie. E, i, Quadro generale e il tipo di provvedimenti emergenziali che lei ha descritto in maniera molto precisa e esauriente denota a me pare quello che nel gergo europeo viene chiamato un forte ritorno al metodo intergovernativo, che, per metterla in maniera molto semplice, poi se mai mi corregge diciamo, la via alternativa che storicamente si è seguita in Europa quando non si riesce a procedere sul metodo diciamo per capirci sovranazionale schietto, cioè creare istituzioni sovranazionali non ce la facciamo, la parabola delle istituzioni sovranazionali è, è, è finita sostanzialmente con l'euro, poi con i tentativi sostanzialmente falliti del, di, di far approvare dai cittadini la Costituzione europea e quindi si è tornati inerzialmente al metodo intergovernativo. Lei ha mostrato in maniera, ripeto, molto chiara eh, i risultati anche che questo in qualche maniera occorre riconoscere ha ottenuto nell'affrontare l'emergenza. Io tendenzialmente vedo anche il bicchiere mezzo vuoto, forse più della metà, che riguarda questo, cioè tutti questi interventi eh, che hanno seguito il metodo intergovernativo in realtà sono stati tardivi, approssimativi, chiarissimamente fatti in maniera molto intermittente mi lasci usare una parola banale, controvoglia, si è parlato carità pelosa, queste cose, mm. e questo non ha giovato, è stato stimato che questi ritardi e questi tentennamenti nel, nel eh, fissare questi principi hanno peggiorato la situazione greca quantitativamente in un ordine del 30-40%, che non è poco, insomma, micidiale, sia per chi deve mettere i soldi sia per loro che li devono pagare. Mi chiedevo dunque, questi due principi che lei ha esposto molto bene, che dovrebbero essere alla base di una, eh, un altro pilastro di un'unione monetaria, oltre alla moneta unica, cioè il principio di coordinamento delle autorità nazionali e il principio di autoassicurazione mutua, che è fondamentale, un principio banale, cioè è chiaro che l'assicurazione si su basa sul principio che finché le cose vanno bene vabbè, io pago, ma lo faccio perché quando va male ne ho una, 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 un premio, una copertura. Mi sembrano ancora molto titubanti. Secondo lei questa esperienza ci farà uscire con una maggiore consapevolezza della necessità comunque di stabilizzare delle istituzioni sovranazionali che vadano ulteriormente a puntellare l'area euro come andava fatto alle origini e non è stato fatto? Oppure si continuerà a procedere così arrancando col metodo intergovernativo? Mm. Allora, è chiaro che da un punto di vista della costruzione ideale, eh, delle strutture istituzionali, eh, il metodo comunitario è l'unico che ci garantisce che questi meccanismi funzioneranno meglio. Eh, però, ecco, eh, se, se ci volgiamo indietro e vediamo quello che è successo nell'ultimo anno, beh comunque sono successe delle cose talmente importanti che io le accetto anche se con il metodo intergovernativo, cioè eh, mettere insieme risorse pubbliche dei contribuenti nazionali per salvare un altro Stato membro dell'Unione e i cittadini di un altro Stato membro dell'Unione è un fatto epocale, e, e anche se è stato fatto con trovoglia o con dei costi di transazione elevato, è comunque il più straordinario avanzamento nella governanza economica europea che abbiamo dal 1992. Allora io mh, quindi capisco tutte le perplessità e mi rendo conto, in qualche misura lo dicevo anche nella mia esposizione, che questo meccanismo comunque sarà sempre costoso sul piano decisionale, e però eh, ho anche l'impressione che poi l'intera evoluzione della storia istituzionale europea sia stata un'evoluzione, come dire, in cui sono gli eventi che ti portano a fare certe cose, l'importante è fare i passi anche se non sono quelli ideali dal punto di vista della costruzione istituzionale. D'altra parte, poi, anche le soluzioni intergovernative finiscono sempre per basarsi su procedure comunitarie, cioè. Anche la decisione di salvataggio è una decisione che viene presa dai ministri, ma poi tutta l'attuazione è un'attuazione che viene gestita dalla Commissione. Eh, oppure eh, anche tutte le, le procedure: il Semestre europeo, la mutua sorveglianza, eh, sono poi che procedure che vedono nella Commissione, forse meno un policy maker, ma comunque un enforcer. Uh, un, molto più forte che in passato. Allora, insomma, eh, anche per gli europeisti più convinti... Soffriamo un pochino per l'imprecisione o la impurezza del disegno istituzionale o per il costo di alcune soluzioni, ma mh, cerchiamo di valorizzare il più possibile e magari di puntellare con strutture e procedure comunitarie i risultati che sono stati così faticosamente ottenuti. E mi sembra un'ottima conclusione, pur dobbiamo chiudere. Grazie a tutti, grazie a voi. Grazie.